Rav Mosca. Domanda. Una volta quando ho studiato questo, il Nuovo Testamento, ho trovato delle cose simili con i libri di Kabbalah. Ho capito giusto che anche Gesù aveva qualche legame con la saggezza della Kabbalah? E a causa di questo forse l'hanno crocificato perché è stato un cabalista? Rav, io non posso dirvi nulla su riguardo a questa cosa. Secondo le testimonianze che io conosco, ho sentito, è veramente Gesù ha studiato anche la saggezza della Kabbalah e anche studiato anche nel Sanedrio più alto, quell'assemblea di Gerusalemme, che è il membro spirituale superiore di Gerusalemme in quel periodo storico. Lì c'è stato un problema con gli allievi del Sanedrio e parte sono stati cacciati via dal Sanedrio. Sono stati proprio cacciati via, come dell'università oggi. Questo posso dire sì che ci sono testimonianze, però loro ovviamente hanno parlato sull'amore, hanno divulgato l'amore e il legame reciproco fra le persone. Per queste relazioni d'amore e legame buono uno con l'altro arrivano però da Abramo. Tutte le religioni abramiche, oltre al cristianesimo, all'ebraismo di oggi, anche l'Islam, tutti derivano e si basano sullo studio di Abramo. Per questa ragione possiamo trovare gli stessi sistemi anche nell'Oriente, Estremo Oriente intendono, e lo troviamo questo anche lì. Ecco, io sono stato 2 mesi fa in Mumbai e mi sono incontrato lì con un guru più apprezzato in tutta l'India e quando abbiamo parlato ha trovato una comprensione reciproca. Nelle domande molto specifiche, di soggetti molto chiari, esatti. E così non è la prima volta che succede a me, che anche con che il sufismo è di fatto la Kabbalah musulmana. Tutte queste direzioni che noi troviamo si trovano già dentro religioni e vari credi e non c'è nulla di particolare in questo, non c'è nulla di strano, perché noi sappiamo che ancora prima di 3.000 anni fa, al periodo dei profeti, i profeti sono veramente intorno 1.000 anni prima dei tempi nostri, 3.000 anni fa. In quel periodo esisteva questo popolo sulla terra di Israele, che gli stessi profeti hanno ricevuto fra loro anche degli allievi, erano dei cabalisti. Ovviamente hanno ricevuto fra di loro anche di tutti i popoli del mondo. Chi voleva studiare la Kabbalah l'hanno accettato come un allievo, perché non c'è nulla di vietato in quella Kabbalah, perché oggi deve essere occulto. Si parla dell'amore verso il prossimo. La Kabbalah mai non è stata limitata a se stessa o si è occultata. Gli altri l'hanno occultato, gli altri hanno altri che non volevano questa direzione dell'amore. La Kabbalah sempre voleva espandersi a ogni parte dell'umanità. Per questa ragione, quello che scrivono nei giorni di Medioevo, anche i filosofi, anche Reuchlin, il filosofo tedesco, e un altro filosofi, scrivono che tutta la filosofia che hanno ricevuto i greci antichi l'hanno ricevuto, questa filosofia, dai cabalisti, dalla Kabbalah, al momento che loro hanno studiato, dai profeti di Israele. Potete trovare tutto questo nell'archivio nostro. Noi abbiamo tutti questi testi dei fonti veri, non fonti nostre, ma fonti antichi, fonti antiche tedesche e altre anche idee. Tutto questo è ben saputo, lo sappiamo questo. Per questa ragione noi parliamo. Noi non parliamo sulle religioni, i credi, ma parliamo sulla meta generale di tutti questi credi e religioni, di avvicinare tutta l'umanità a questa unità completa. Su questo parla la saggezza della Kabbalah. Al di sopra,
di sopra, tutte queste divisioni e conflitti, se ti pensi che sei al di sopra degli altri, sei più giusto degli altri, già non ti trovi nella saggezza Kabbalah e non ti trovi già nella religione giusta da credere, che se ti credi meglio degli altri. Il significato è diverso di quello che tu fai, quella fine dei conti. Tutte le religioni parlano sul legame giusto e buono fra tutti gli esseri umani. Bene, è chiaro a noi che attraverso i miliardi di anni che sono passati, molte cose sono mutate e cambiate. E tutto quello che è stato accettato in Babilonia è stato scoperto a tutti nella Babilonia antica. Allora era tutto è passato tanti, tanti mutamenti, lo vediamo oggi, si combattono a vicenda, le religioni, credi, persone, si uccidono, si combattono, un grandissimo ego si è basato dentro di questo, sulla società umana e dentro la società umana, un grandissimo ego. Allora voi dovete occuparvi in forma calma, nella senza cabrare, col tempo voi vedrete come voi potete realizzarlo. In ogni cosa, in ogni parte che voi trovate nella vita, io non vieto a nessuno, al contrario, voi siete quello che, quando tutto questo è universale per tutti.